Buongiorno a tutti ragazzi, vi chiedo se mi sentite precisamente, se riuscite a vedere lo schermo, così se mi date conferma partiamo subito e ci siamo. Allora, intanto abbiamo visto che l'oro ha fatto un breakout molto forte della resistenza storica che lo bloccava addirittura dal 2013. Non me l'aspettavo, tra l'altro, così velocemente, pensavo dovesse consolidare un attimino di più, invece è partito alla grande veramente. E per quanto attiene il DAX, abbiamo toccato appunto praticamente ritestato i massimi dell'anno, vedete adesso sta producendo una piccola correzione, ma credo che in generale il quadro complessivo sia ancora positivo. Per oggi operiamo un po' seguendo la mia solita strategia, sfruttiamo questa situazione, vediamo adesso se mi concede il punto di entrata. Allora, vedo che mi confermate tutto che sentite e vedete per bene. Io adesso metto solo la piattaforma, così vediamo bene un attimino la situazione, facciamo un attimino di analisi sul DAX, poi se avete bisogno e voleste un'analisi anche di qualche altro mercato, me lo scrivete in chat e così vediamo per bene. Allora, innanzitutto cerchiamo di evidenziare un po' di livelli che potrebbero essere interessanti andando a lavorare inizialmente sul range della giornata di oggi, anche se eventualmente una zona supporto importante potrebbe essere un po' più bassa dei minimi di oggi, che sono attualmente a 12.240 circa. Abbiamo invece una buona area supportiva tra 12.220 e 12.000 attorno in quest'area qua, dove c'era questa vecchia resistenza che aveva consolidato e poi spaccato sulla giornata famosa pre-Draghi. Allora, andiamo a tracciare un po' di livelli della giornata qua. Adesso io metto il separatore di periodo, che in realtà, eccolo qua. Perfetto, allora vediamo un attimino in prima istanza il range di oggi, che è questo qua. Ok, che però è relativamente significativo. Allora prendiamo i massimi di periodo ed i minimi di oggi, dovremmo trovare dei livelli un po' più validi. Ecco qua, perfetto. Vedete bene, noi abbiamo sempre come riferimento il 62,5, che appunto è questa zona estremamente lavorata. Massimo di oggi si è fermato un po' più in basso per una ripartenza, una rottura e segnatura in nuovi massimi annui, quindi diciamo indicativamente 12.350 tondo è, diciamo, il livello di recupero fondamentale per andare a riattaccare i massimi. Noi ovviamente a livello di operatività sfruttiamo le envelope per entrare. Andiamo a vedere, eventualmente sarebbe ottimo se ci fosse l'occasione di operare su un doppio minimo. Allora, Andrea dice audio un po' basso. Chiedo se è basso per tutti, eventualmente vado a incrementarlo un po'. Se invece mi dite sentite bene, allora forse Andrea è un problema tuo. Ti chiedo cortesemente di dirmi se l'audio è buono per voi. Ok, grazie Luca. Un po' basso, vediamo se si sente bene. Ok, generalmente mi dite si sente bene, magari alzo un po' il tono della voce io. Ok.
Nelle prossime settimane, ovviamente, io sarò di rientro a Cipro, quindi avrò tutta la mia training room a disposizione. Adesso sono un po' improvvisato e quindi comunque nelle prossime settimane cercherò di fare un po' di più di live training, sessioni proprio operative, magari un po' più lunghe, con meno commenti, a più operatività. Ben trovato, oh, mi fa parte avere nuovi iscritti alla Renko Academy. Allora, per i ragazzi della Renko Academy collegati, allora, giovedì lezione bellissima sulle divergenze, su questi due strumenti che vedete qua sotto, il MACD a mappa termica, che veramente è favoloso. E caliber e divergenze. Sulle divergenze vi ho preparato due file bellissimi con cui potrete fare tutte le simulazioni del caso. Poi io e Matteo ovviamente procederemo alla realizzazione di un trading system che le rilevi o che vi dia sia il segnale come indicatore, ma anche il trading system. Poi abbiamo iniziato a impostare il ragionamento sul market profile su Renko perché potrebbe essere veramente interessante, non è facile farlo perché ovviamente gli indicatori market profile che ci sono già su Renko non funzionano perché ha una diversa struttura, ma vi farò vedere che riusciremo a trovare una soluzione con Matteo adeguata per vedere anche appunto di mettere questo ulteriore livello di analisi per completare il tutto. Comunque, giovedì, terza lezione Renko Academy, già metteremo un ulteriore pezzo nel nostro puzzle che ci porterà ovviamente a fine anno ad avere quadro completo e strategia discrezionale conclusa e precisa. E poi avremo il cosiddetto genius, ovvero il che sarà un IA non per la negoziazione ma per l'assistenza al trading manuale che ovviamente oltre a segnarvi tutti i vari possibili setup operativi delle diverse strategie che vediamo scusate, includerà anche tutto il discorso di statistica che vi farò progressivamente vedere di modo che appunto non ci si dimenticherà delle varie statistiche di volta in volta, ma sarà il sistema a segnalarvele. Allora, in questo caso la box size per Fatih è 8 punti di DAX. Ho provato qua anche sul New Zealand dollar per provare, mi sembra abbastanza buono a 8 pip anche sul New Zealand. Si può mettere anche a 10. La regola, il mio suggerimento è per le box size di usare sempre multipli e sottomultipli di 10 di 8 e si trovano dei buoni valori. Questo, ad esempio, questo Dow Jones è a 20 punti. A 20 punti ed è molto molto buono. Vediamo cosa vuole fare il DAX, sta stazionando parecchio. Io oggi ragazzi sto collegato un po' di più, sto con voi fino a mezzogiorno. Ci vediamo di operare un peletto di più, sperando appunto che il DAX si dia una mossa. Era l'altro giorno che eravamo collegati, era totalmente fermo, adesso è anche in una fase di stallo, anche perché vedete dove siamo? Siamo sui livelli del minimo di venerdì scorso, poi ho fatto un grosso ritracciamento del corpo durante la notte, adesso è una fase un po' interlocutoria, mi sa che per l'operatività ci vorrà un po' di pazienza, vediamo comunque se
il mercato prende un po' di velocità, intanto una rapida carrellata e poi mi potrete vedere anche sulle fonti. Qua, colpa mia, non ho chiappato Cable, ma se andate a vedere le vecchie live, anche quello che ho detto sulle fonti lunedì scorso, 2 lunedì fa, lo aspettavo 1,25, ha fatto 1,2506, quindi comunque il livello era abbastanza buono, ha prodotto veramente un buon rimbalzo, è tornato a lavorare su questa resistenza qua, che secondo me prossimamente questo top, diciamo in area 1,2750, tanto per fare tondo, secondo me lo andrà a breccare 1, 2, 3 test. Il quarto di solito brecca, e secondo me almeno un target minimo per Cable è questo livello qua che vedete, è il 50% di ritracciamento dei massimi delle ultime, non mi ricordo più, 240 candele, quindi già media range più o meno su base annua, 1,29 sostanzialmente per me un target importante per Cable, perché questo livello, vedete dove ha fatto il minimo, è un livello molto importante, che in buona sostanza è andato a cercare quest'area di supporto, perché questo è il minimo di Cable sullo storno in favore di dollaro, però in buona sostanza la zona importante è questa, dove Cable era stato sostanzialmente riaccumulato, ripartito, quindi comunque la base supportiva in quest'area qua. Infatti poi questa secondo me è stata una violazione un po' a costruire una sorta di trappola. Adesso secondo me Cable potrebbe ripartire quantomeno fino a qua, però secondo me potrebbe avere anche prospettive più gloriose. È chiaro che su Cable abbiamo il problema che ci sono i vari discorsi su Brexit, che a volte alterano un po' l'andamento delle quotazioni, e prevederlo è abbastanza improbabile. Va rimosso euro-dollaro, ma andiamo a dare una sbirciata anche di quello. Mettiamo in daily. Comunque continua a persistere nel suo range. Questa potrebbe essere una bozza di trend line accettabile. Parrebbe aver violato. Vediamo il DAX cosa fa. Sì, per Matteo, ho provato a modificarlo un attimo per vedere di fare una cosa armonica intorno al 5, siccome qua vedete ho il MACD che è tarato a 5,25, ho il Caliber che vedete tarato a 5,15, quindi ho provato a mettere anche le envelope a 5 per fare tutto in base 5. In realtà la taratura di cui vi avevo parlato prima, che era quella 8, cioè la media centrale 8, scostamento 2 e a deviazione 0,16, va bene comunque. Però ecco, ho provato a fare questa cosa giusto per armonizzare tutto, nel senso che se vado a costruire le envelope intorno alla media 5 e ho il MACD che ha come media veloce 5 e il Caliber che ha come indicatore veloce 5, è chiaro che vado a gestire un ciclo armonico. Dovrei poi in realtà mettere anche il Renko a 10 punti, perché 5 è troppo veloce, mentre invece 10 è affidabile, ma insomma stavo facendo un po' di test. In realtà poi chi fa parte dell'Academy sa benissimo che in buona sostanza la distribuzione statistica delle candele Renko è praticamente la medesima
e anche la frequenza di segnale dei vari indicatori è molto simile tra 8 e 10, la differenza non è sostanziale, dei cambi si vedono quando si passa da 8 a 16 o da 8 a 20 o da 10 a 20, naturalmente che va ad allungare radicalmente il periodo. Diciamo che con un grafico DAX Renko a 8 come box size, sostanzialmente è come se stessimo lavorando indicativamente su 5 minuti. Perfatti, allora sulle 15 minuti, guarda, ti faccio vedere un po' come puoi orientarti per decidere il Renko. Se tu prendi il DAX, scansione candlestick a 15 minuti e vai ad applicare un Everest True Range, magari lo metti proprio di lungo periodo, così hai un bel numero di candele, anzi, fai l'opposto. Chiedo scudo, metti a 10 la TR e poi ci colleghi una bella media mobile lunga. Ecco che indicativamente vedi la media a 15 minuti ti spazia più o meno da qua. Abbiamo un 18 e un minimo di 10, quindi indicativamente 15-16 è un 15 minuti. Mentre invece se lo metti a 5, vedi che in buona sostanza, stando in mezzo alla media, vedi che 8 all'incirca è più o meno un valore medio della media stessa della TR. Quindi infatti, come dicevo prima, un DAX a 8 è sostanzialmente simile ha una scansione temporale a 5 minuti, quindi la durata media della candela è circa 5 minuti. Allora, per Bruno, per quanto riguarda Schuster, vi farò una spiegazione dettagliata di quello che è successo, sia per i ragazzi dell'Academy. Ve lo faccio durante la lezione. Per tutti gli altri ve lo faccio lunedì prossimo. Vi spiego cosa è successo. Schuster ha subito un bel drawdown. Ve lo dico indicativamente alla veloce per due motivi. Allora, motivo numero uno, l'abbiamo stressato al massimo delle possibili prestazioni per vedere fino a dove si potesse spingere. Motivo numero due, è successa una cosa un po' particolare, che va bene perché ci consente di andare a fare una piccola modifica, nel senso che comunque praticamente cos'è successo? Che il pattern Schuster si è sviluppato a cavallo fra le due giornate e naturalmente cos'è successo? Che l'ultima candela della serie della prima giornata è andata a chiudersi 11 minuti prima di quando si chiude il sistema e è durata ben 4 ore, quindi siamo ritrovati a mercato esposto 4 ore in più e la giornata dopo è entrato durante la notte subendo anche un po' di sleepless notturno e quindi comunque abbiamo modificato un po' la regola per gestire meglio il modo in cui praticamente Schuster va a girare tra una seduta e la successiva. Con questo settlement non succede più e inoltre con delle tarature un po' più conservative si dovrebbe arrivare senza nessun problema alla rendita che secondo me Schuster dovrebbe avere, cioè circa un 12-15% all'anno. Noi ovviamente abbiamo stressato il sistema. Ringrazio tra l'altro Bruno per la domanda perché così mi consente anche di rispondere sul perché non vi avevo ancora consegnato Schuster. Siccome qualcuno me l'aveva chiesto, io avevo fatto presente che stavano valutando alcuni parametri perché da un certo punto di vista lo stavano stressando per vedere fino a dove possiamo spingersi nell'aggressività del position sizing. Dall'altro lato sapevamo che poteva esserci questa zona d'ombra quando si gira tra una giornata e l'altra.
Adesso abbiamo capito come impostarlo. Tra l'altro, comunque, la cosa interessante è che adesso che ha avuto un po' di drawdown, andremo a valutare anche la capacità di recupero del sistema, perché è fondamentale anche quella, perché naturalmente poi cigno nero può sempre succedere, e poi dopo il resto ve lo spiegherò dettagliatamente. Allora, Ludia mi chiede: sono long su sterlina yen di 1 a 136,28, un consiglio sul target? Dico subito, Ludian. Ora intanto, prima di tutto, ci metto il grafico. Vediamo dov'è, eccolo qua. Intanto il DAX è fermino, quindi non c'è problema. Allora, mettiamo, allora, 136,28 è entrato il nostro buon Ludian, sostanzialmente in una zona molto buona. Allora, io ti direi Ludian, allora, se vuoi fare un'operazioncina tranquilla tranquilla, io personalmente suggerirei di andare a 137,80-138. Questa è la prima possibile resistenza che hai di fronte a te, e secondo me lì ci arrivi e sei piazzato bene. Dopodiché, in alternativa, puoi fare sto giochetto qua, ovvero solito gun dai corpi delle candele 2-3 gennaio di quest'anno a questa zona qua, non di shadow ma di varie candele, quindi puoi interpretare il range così, e potresti ad esempio prendere in considerazione un livello più elevato intorno a 139, che potrebbe essere interessante. Eventualmente puoi spezzare la posizione in due, quindi 137,80 vai a prendere profitto su una prima parte della size, e vai a cercare 139 per il resto, 139, e eventualmente poi come altro target importantissimo fondamentale 140, 140, 140 e 50, vedi il solito ritracciamento al 37,5%, quindi 3 ottavi di ritracciamento di tutta la discesa partita da marzo. Dipende da che filosofia hai dell'operazione. Per Pier Giorgio, ti vedo adesso, sono fuori ufficio, quindi comunque ho un po' di difficoltà a organizzarmi, ti rispondo quanto prima, o alla peggio ne parliamo nel workshop di venerdì. Comunque, appena ho occasione, sono organizzato un po' meglio perché adesso sono in giro, leggo bene la mail e ti rispondo dettagliatamente. Andiamo di vedere cosa fa il DAX, è fermo.
Eccomi, ho chiuso l'audio un attimo, stavo facendo delle sistemazioni tecniche perché sto usando un altro computer per fare il tutto e quindi ogni volta devi cambiare i parametri di OBS. Vi chiedo di darvi conferma se mi sentite bene e se vedete ancora bene. Ho fatto una piccola sistemazione, dovrebbe funzionare perfettamente adesso. Per David. Allora, sì, venerdì scorso era previsto, infatti l'avevo detto, oh, ottimo Mirko, grazie, grazie Simone. Allora, ti dicevo David, avevo detto la settimana scorsa, che avremmo recuperato poi il venerdì dopo facendo un workshop un po' più lungo, quindi questo venerdì avremo un workshop di un paio d'ore e poi la settimana dopo, da luglio. Recupererò un altro workshop insieme a voi dell'Academy e ripartiamo anche con la rubrica Aggressive Trading e ripartiamo anche con quella. Soprattutto nel mese di luglio cercherò di essere più attivo e spero anche che magari sia un po' di volatilità, così riusciamo a fare un po' di operatività intensa, perché adesso sul DAX ovviamente noi operiamo con le envelope, sulla tenuta delle envelope. E quindi non c'è granché attività, così come fu mercoledì scorso, c'era poco movimento. Se noi comunque rimaniamo ancora un'ora e un quarto insieme, sarà un po' più lungo oggi, e poi appunto giovedì nel primo pomeriggio rientro a Cipro, finalmente ho poi tutta la training room ben assestata, sono messo meglio anch'io perché ovviamente ho tutta la mia organizzazione là, più schermi, più monitor, vedo un po' più cose, mentre invece adesso sono a monitor unico, quindi faccio anche fatica e devo alternare ogni volta tra il grafico e la vostra chat per vedere tutto. È appena giunto qua il mago quantico che è qua con me. Buongiorno a tutti voi ragazzi, mi vedono? No, Ah non ti no, io vedono, no, ok. siamo solo Come col state? Da grafico. un po' che non ci sentiamo, che non ci vediamo, però presto torneremo insieme a Cipro, tra un po' di giorni, 27. Esatto, era mercoledì, sarò ancora solo io, modalità one man show. Mentre invece ovviamente lezioni Renko Academy giovedì e workshop successivo venerdì, da giovedì rientra Federico a tempo pieno, quindi saremo nuovamente in team. Poi Federico ovviamente continuerà a dare il suo contributo anche e soprattutto dal punto di vista trading system, Alpha, Schuster, Svelep e soprattutto Donkey, che stiamo portando avanti. Ovviamente su MyFXBook vedete il test di lancio che abbiamo fatto, di Donkey, il trend di Donkey, ma ovviamente lo stiamo facendo girare anche in VPS, quindi poi vi faremo vedere le varie impostazioni e procederemo ovviamente con il nostro lavoro al meglio. Nella speranza che ovviamente il mercato sia un po' intenso, ovviamente da quando siamo collegati il DAX non ha neanche 15 punti di range, e insomma siamo collegati da una mezz'ora ampia, e purtroppo lunedì come al solito si rivela un po' scialbo, ma speriamo che comunque in questa ora e un quarto circa che ci rimane di trovare un po' di setup. Nel frattempo vi anticipo che ho fatto
Ho iniziato a fare un po' di ampi test di questo MACD, che vedete, voi ovviamente della Renko Academy conoscete bene la taratura, le virtù. Poi entreremo nel dettaglio giovedì, però veramente questo strumento sia utilizzato e gestito sui livelli estremi, che sono quelli gialli e rossi, è molto interessante, ma soprattutto ho iniziato a valutare il sistema sulle divergenze generate dal MACD a cavallo dei tre livelli blu, giallo e rosso, e ho visto che il tasso di accuratezza è veramente molto buono, ovviamente fissando delle regole operative che vi spiegherò poi giovedì. È veramente un bel sistema. Ovviamente è un sistema che non ha una grandissima frequenza di trading, però che secondo me si presta molto bene al trading discrezionale e vi dà veramente l'occasione di fare operazioni con ottime percentuali di riuscita. Quindi comunque ve lo spiegherò per bene e dopo valuterò insieme a Matteo l'opportunità di darvi, ovviamente poi lì ci costruiremo anche il trading system automatico. Ma faremo sicuramente un'evoluzione, tanto abbiamo già i modelli pronti del MACD, con anche eventualmente il segnale del setup sul grafico con una freccia laddove si genera setup, quindi sarà anche un po' più facile da gestire. Ovviamente poi ecco, facendo presente che nel momento in cui andiamo a creare un setup di divergenza basato su delle regole meccaniche, ovviamente ci sono delle casistiche che non vengono comprese e vi spiegherò bene durante il workshop e la lezione di Renko Academy perché questo succede, di modo che impariate prima di tutto a valutare una divergenza, diciamo, seguendo delle regole meccaniche, e dopodiché vi spiegherò com'è possibile per il trader invece discrezionalmente andare a valutare delle casistiche ulteriori, che è ovviamente programmare una divergenza a alcuni paletti legati alla ciclicità della divergenza, quindi le candele ad esempio che intercorrono tra un primo punto e un secondo punto, poi bisogna valutare le divergenze che si articolano in più di due punti, eccetera, 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 ve lo spiegherò per bene nel dettaglio, facendovi comunque presente che l'operatività è veramente, ragazzi, ottima perché veramente il MACD abbiamo visto che all'interno del grafico Renko si sviluppano veramente bene. Per quanto riguarda Vincenzo, appunto, come dicevo prima, col rientro di Federico giovedì ripartiremo anche col discorso di Alfa per bene. E per quanto riguarda Vincenzo, ecco, ovviamente vi fornirò io un file Excel dove saranno tutte le regole operative, tutti gli screenshot con le impostazioni da noi suggerite e quelli che sono i parametri che riteniamo di consigliarvi di mantenere fissi e quelli invece dove è possibile fare un'azione di modifica. E ovviamente vi spiegherò anche quali sono i crismi per fare queste modifiche. E ovviamente poi le valutazioni delle modifiche del sistema, che naturalmente tra le righe si possono ritrovare anche nelle lezioni precedenti Renko Academy Workshop. E ovviamente poi vi farò anche una postilla per spiegarvi come utilizzare i vari file di Excel che progressivamente mi sto mettendo a disposizione perché è possibile fare tutti i test. Tra l'altro, vi dico che vi ho messo anche poi tutti i simulatori random che vi consentono di fare degli stress test perché ovviamente voi dell'Academy sapete già che il mercato si discosta molto poco a livello di correlazione nella distribuzione delle candele tra casuale e mercato reale, ma sappiamo benissimo che il mercato reale è sempre meglio del mercato simulato per i nostri scopi, anche perché se non fosse così sarebbe impossibile per chiunque guadagnare sul mercato. Invece sappiamo benissimo che
Il mercato esiste perché qualcuno ci può guadagnare. Noi sicuramente saremo tra quelli. Però Ronny, figurati, non c'è problema per la domanda. Allora, sì, esatto, cioè con i CFD, quantomeno con quelli che hanno a livello di indice un sottostante cash, ovviamente non c'è il problema di effettuare l'operazione di rollover da una scadenza all'altra, perché ovviamente questo processo viene fatto o se c'è come sottostante il cash, non c'è nessun problema, se c'è come sottostante il future. Alcuni broker operano producendo loro stessi l'operazione di rollover, quindi il trader non la vede, oppure alcuni broker, come ad esempio Active Trades, invece fanno proprio scadere il future. Se viene usato il CFD con sottostante, il future scade alla stessa maniera, quindi in buona sostanza va replicata la stessa operatività di rollover. Però per quanto attiene Infinox, utilizza come benchmark del CFD sugli indici, utilizza il cash e quindi appunto questa operazione di rolling non è dovuta da parte del trader, quindi puoi non curarti di loro, ma guardare e passare, Ronnie. Per Bruno, no, ti ringrazio che me l'hai segnalato, sì, l'allarme sonoro. Lo mettiamo naturalmente come opzione true or false, di modo che decide il trader se metterlo o meno l'allarme sonoro perché a qualcuno dà fastidio, quindi comunque lo inseriremo, ma lo inseriremo attivabile, cioè metterai alert true or false, quindi chi non lo vuole perché gli dà fastidio mette false e chi invece lo vuole mette il true e avrà anche l'alert sonoro con relativo pop-up che si apre. E ti segnala su quale mercato si sta sviluppando il segnale operativo. Questo lo implementeremo sui vari indicatori. Faccio una piccola modifichetta ai colori del caliber, se no non si vedono i livelli di iper. Ok, perfetto. Adesso vediamo se DAX riesce a darci setup short uscendo dalla envelope superiore. Altro comunque svelo, sta facendo molto bene, ha superato il 5% di ritorno, sta facendo un buon lavoro, ma lo sappiamo già perché ha delle statistiche interessanti. Poi vi spoilerò anche la lezione numero 4 di Renko Academy, sarà sui pattern Renko. Ho fatto un altro file con varie combinazioni di distribuzioni di candele. Ho trovato tra l'altro delle relazioni abbastanza sorprendenti col casuale. E quindi vi farò vedere questa cosa successivamente. Però molto interessante, tra l'altro facile da imparare, sono configurazioni standardizzate. Quindi sono sicuro vi piacerà molto anche quell'argomento. Poi è semplice da fruire. Andiamo qua, continua a muoversi piano il nostro DAX. Per Vincenzo? No, pattern bresciano no.
In realtà, beh, essendo tutti con combinazioni con teggi di candele, ovviamente ci saranno tutti i pattern a codice numerico. Ovviamente vi ho fatto un file dove c'è l'elenco di tutti, e dopodiché, ovviamente, come sempre, creeremo sia l'indicatore che l'IA di questo. Ma ne discuteremo insieme perché i pattern possibili sono parecchi. E alcuni hanno delle distribuzioni molto particolari, molto profittevoli, anche nell'analisi random, il che è molto particolare. E poi sono riuscito a fare una implementazione di Schuster che vi spiegherò poi nella quarta lezione dell'Academy, e è veramente interessante. Ci sono ancora veramente tanti sviluppi da fare, ma ovviamente poi non preoccupatevi della massa di informazione che arriva, perché appunto ci sarà alla fine dell'Accademia l'Expert Advisor Genius, che ripeto, non è Trading System, i Trading System sono a parte, ma il Genius sarà proprio il vero navigatore satellitare della Renko Academy, perché all'interno di quell'EA appunto saranno generati tutti i segnali possibili dei vari pattern che possiamo tradare, delle varie strategie che possiamo tradare in discrezionale, con relativa descrizione nel pop-up, ivi incluse tutte le statistiche che possiamo generare. Quindi comunque tranquillamente avrete modo di gestire il tutto con un po' di assistenza da parte dell'expert advisor, rendendo quindi tutto più fruibile. Per voi mi rendo conto che vi darò veramente tante informazioni, poi mano a mano che si continua ad utilizzarle, ovviamente si prende maggior dimestichezza. Però l'impianto che abbiamo creato anche per la gestione delle operazioni in trend e contro trend è veramente efficace, e lo vedrete. Poi so che alcuni di voi, tipo Mirko, hanno già iniziato comunque a usare la strategia con le envelope tranquillamente, per poi la strategia è assolutamente basica ma efficace, e quindi una roba del genere, Vincenzo. Sì, a parte non uso il mio cognome, uso sempre le mie iniziali, che tra l'altro le mie iniziali sono anche quelle di MetaTrader, MTMT, quindi c'è questa convergenza. Niente, qua si fa fatica a trovare dei setup. Bisogna usare un dollaro, eventualmente ci potrebbe essere anche un segnale informazione, ma è dannatamente lento. Questa sicuramente, dove ha toccato il massimo, può essere una resistenza. Lo vedete bene, c'era questo livello qua, quest'altra resistenza. Questo 0,66 circa è un livello importante per New Zealand, a parte che non ho tanti dati qua. Ma purtroppo qua impostare l'operazione è un po' difficile perché è lento. Dow Jones, idem come sopra, lento pure adesso. Vediamo se il DAX si dà una mossa, perché siamo veramente fiacchetti, ma comunque abbiamo ancora un'ora insieme, quindi magari prende un po' di vitalità. Vediamo un attimino in H1 per curiosità come la struttura delle candele. Sì, è impossibile un'incinatura, ma si vede anche bene comunque il livello dove siamo, 280, fatto da supporto qui e qui. Violazione potrebbe essere anche una trappoletta, qua si potrebbe anche ripartire, ma serve un po' di verve. Come al solito lunedì abbastanza tranquilla come giornata tendenzialmente. Così come al solito, a livello di dati macro c'è stato solo il dato
alle 10 su Germania e poi non uscirà più niente di rilevante. Andiamo domani che c'è. Domani ci sono gli Stati Uniti, fiducia ai consumatori e dati dal real estate alle 16. Poi alle 19 parlerà Powell. E comunque domani qualcosina. Mercoledì ovviamente vedremo sulle dichiarazioni di Powell, perché poi adesso è importante vedere se cambierà un po' la politica di Fed. Ovviamente si parla di taglio dei tassi, questa cosa ha favorito brutalmente l'oro. Se ricordate, io da mo' che lo dico, che il target di oro 1480-1500, adesso che siamo oltre 1400, prima sembrava utopistico quel target, qualcuno me l'ha anche detto, ma in realtà adesso siamo solo a un 6-7% a 1480 e 1500 secondo me per quest'anno lo fa, anzi siamo anche in anticipo sulla tabella di marcia, perché pensavo che a questo livello ci arrivassimo ad estate inoltrata, mentre invece siamo arrivati sostanzialmente a solstizio. Ne siamo anche in anticipo, potrebbe arrivare anche oltre oro. E poi se per caso l'anno prossimo sarà un anno di borsa mica tanto buono, potrebbe anche, cioè c'è anche caso che arrivi ai suoi massimi storici. Secondo me, il suggerimento che mi sento di dare è comunque di non shortare oro. Vi mettete in H1 e cercate di sfruttare le correzioni e le debolezze per seguire il solido trend che ha preso oro. Anche perché comunque, vedete qua, abbiamo avuto veramente una bella fase di accumulazione. Qua abbiamo avuto una riaccumulazione. Oro è sicuramente, avevo detto tra l'altro addirittura a dicembre, in un'intervista no sulle fonti ma sul canale International, avevo fatto l'intervista al canale International in inglese e ho detto una cosa buona, una cosa ancora non buona. La cosa buona è che avevo detto che l'asset migliore per il 2019 era oro e avevo già dato il target a fine anno. Invece avevo detto anche che secondo me un altro asset importante era Cable, in realtà Cable un cavolo, perché non è invece buono, sebbene, ok, io l'avessi detto, considerate, l'avessi detto più o meno in questa fase qua ad ottobre, quindi più o meno a livelli simili da qua, cioè sterlina batteva, diciamo indicativamente 1,28-1,28,50, ma rimango comunque dell'idea che nel lungo periodo Cable tornerà assolutamente a 1,50, ne sono praticamente certo, perché la storia dei mercati finanziari parla chiaramente che a fronte di crash di qualsiasi sottostante, il mercato torna sul luogo del delitto. E secondo me Cable nel lungo periodo è destinato a tornare a 1,50, quindi secondo me debolezze si comprano e è un po' difficile riuscire a sfruttare questa cosa per bene proprio nel lunghissimo periodo, perché lo swap ti frega eventualmente per portafogli investimento. Si può valutare di prendere il gilt, perché secondo me comunque anche a livello di euro sterlina ci sono dei margini importanti secondo me per euro sterlina, cioè per sterlina in favore di euro. Qua da 0,84, se da 0,85, pardon, che una zona supportiva, si è ripreso molto, ma io penso che poi nel lungo la sterlina si possa rifare, ma così più di tanto la trend line non mi piace, così mi piace già di più, ma buona sostanza super giù. Dovremmo avere intorno a 0,90 grossa resistenza e secondo me da lì potrebbe
poi la sterlina riparte anche nei confronti di euro. Anche perché se Marione, Bomberone, Draghi fa un altro quantitative easing, strutturalmente non è che l'euro possa straordinariamente volare, ma poi vedremo come la imposterà. Grande Matteo, mi fa molto piacere. Andiamo ragazzi, oggi è un po' soporifera. Che portate pazienza, poi quando rientrerò su Cipro con il mio ufficio a disposizione, tutto bello organizzato, vi sparerò un po' di live in più. Voglio operare, mi ripropongo nel mese di luglio di arrivare su questo conto a un ritorno almeno del 20%. Adesso con la mia attività discrezionale solo qua su YouTube siamo più 17-33%, che è un buon risultato a livello, secondo me, generale, perché sono 5 mesi adesso, ma poi ovviamente sono 5 mesi, ma molto relativamente, perché tutte le operazioni che abbiamo fatto le abbiamo fatte insieme, quindi sono poche ore, ma il risultato secondo me è molto buono se viene commisurato al drawdown. Il drawdown assoluto è 2,88, ma quello sul conto non siamo mai stati sotto nemmeno del 2%, meno 1,97 è il momento peggiore. Quindi comunque un 2%, diciamo, di rischio a fronte del 17% di ritorno è un bel risultato. Ma ovviamente io voglio arrivare a fine dell'anno ad aver guadagnato almeno il doppio, mantenendo lo stesso drawdown, vabbè, sul conto sicuramente meno 1,97, e a livello di drawdown sui guadagni, quindi quello relativo, non più del 5%, in modo da mantenere una bellissima armonia tra guadagni e perdite. Vedete, sono molto tranquillo e conservativo su questo conto, però vedete che lavorando con calma e pazienza, senza mai fare il passo più lungo della gamba, si riesce a costruire una buona performance. Poi ovviamente la descrizione del mercato in modalità Renko dà una grossa mano, che vedete che poi rispetto all'inizio, se controllate le varie live, ho proprio fatto vedere come ho modificato l'operatività. Ora, per quanto riguarda i microlotti, allora ne parliamo, Pier Giorgio, nel workshop. Allora, io ho un'apertura in termini di fattibilità da parte di Infinox, ma voglio parlare, voglio darti anche una risposta in privato su questa cosa, Pier Giorgio. Ad ogni modo, il mini lotto sul DAX, secondo me a livello di discrezionale va benissimo, ti può dare una mano, secondo me anche nel calcolo delle size, dà una bella mano sugli EA, avere il micro, perché consente di fare calcoli di precisione con arrotondamenti proprio minimali, e quindi comunque viene molto bene. Da questo punto di vista, comunque, Pier Giorgio, ecco, io ho un'apertura di massima da parte di Infinox, però ne dobbiamo parlare perché lì dipende molto dal broker. E poi ti darò un paio, quando ti rispondo sul track record di Schuster in privato, ti do anche due dritte dal punto di vista microlotti. Sì, l'obiettivo, allora, per Vincenzo, l'obiettivo di EURGVP, allora, secondo me, poi dipende dalla filosofia con la quale viene impostata l'operazione, però ora, la resistenza, la vedi qua, è molto semplice da vedere, è fra 0,90 e 20, diciamo, e 90 tondo, che è più o meno qua. Ora, se si va ad impostare un'operazione short in questa zona,
Naturalmente poi lo stop va messo a 0,91, vedi che sostanzialmente su questo top qua, e naturalmente poi se vai a lavorare eventualmente in 1 a 1, in 1 a 1 poi mi rientri su 0,8920 e secondo me si potrebbe impostare un'operazione abbastanza intelligente a 1, 1 e mezzo con target a 0,88 e 80. Vedi dove c'è questo swing, questa zona molto lavorata. Quindi comunque io il trade lo imposterei così. Allora, short in quest'area qua 0,90 30, 0,90 10, stop 0,91 e il target andare a prendere a 0,88 e 80. Questa secondo me è una buona tradata. Bravi. Stondo il tutto. 0,90. Tic. E 0,90. Facciamo 20. Un po' più strettina. Andiamo a shortare in quest'area qua. E lo stop, visto che c'è ampiezza, si può mettere a 0,91 e 20. Ok, così lasciamo anche un pelo eventualmente per ritestare questo massimo che è triplo fondamentalmente, 1, 2 e 3. Quindi sostanzialmente l'idea operativa è questa, di andare short in questa zona. Lo metto anche rosso, così si capisce bene. Ecco, zona da shortare a mio modesto parere questa, saremo anche poi al test della trend line, che poi è una trend line un po' difficile da tracciare, perché vedete, cercare di prendere un po' i vari massimi, quindi non può essere l'inclinazione perfetta, però come si può vedere poi il livello è buono, perché sostanzialmente guardate questo. A parte questa spike qua era più o meno il livello di resistenza precedente e poi sostanzialmente è sempre stata una buona area di resistenza e vedete anche lo stop impostato a 0,91,20 è secondo me altamente protettivo. Allora, questa salita poi è stata estremamente stabile e come vedete adesso si sta leggermente aprendo la volatilità, un tentativo pullback fallito, neanche una correzione. Secondo tentativo fallito, terzo tentativo fallito, quarto tentativo leggermente, poi una piccola, piccola, piccola correzione, eventualmente alla quinta potrebbe essere la zona giusta. E secondo me, per vari ed eventuali motivi, questa operazione ha tutte le carte in regola per andare a buon fine. Verifico un DAX al volo se c'è qualcosa, non c'è una mazza, quindi andiamo avanti, vi metto come ultimo elemento il MACD, che sebbene non sia così efficace sulle candlestick, comunque un po' di riscontri abbastanza buoni li dà. Vedete che quando poi va in eccesso trova dei punti abbastanza buoni. Ecco, si può vedere che sebbene non abbia raggiunto livelli estremi su questa salita al MACD, piano piano sta leggermente divergendo e naturalmente questo accade perché questi piccoli tentativi di correzione comunque fanno convergere le due medie mobili che costruiscono il MACD. In buona sostanza ci siamo. Posso vedere poi qualche segnale che dà il MACD così tarato. Vedete che qua anche, vedete, qua addirittura arriva al rosso e sostanzialmente intercetta abbastanza bene il massimo. Vedete, sulle discese è abbastanza preciso nel trovare gli eccessi. Qua fa un rimbalzo abbastanza piccolino, quindi probabilmente questa operazione sarebbe svolta con uno stop, mentre invece questo è un ottimo punto di entrata. Sullo short naturalmente fa un po' più fatica, come sempre, come qualsiasi indicatore. Intercetta un po' di correzione, qua è falso segnale, qua sull'eccesso gira abbastanza bene, quest'altro eccesso rosso è ottimo, poi con spike sta abbastanza buona come
divergenza a livello di barre che intercorrono, siamo su 66, quindi comunque una distanza tra due punti accettabile, considerato che il ciclo ampio è 25, quindi comunque 3 volte la media lunga ci sta, quindi secondo me fino a 75 barre la media è calcolabile, la divergenza, scusate, è calcolabile. Per il resto, ecco, segnali sono abbastanza precisi anche in candlestick, ovviamente su un buon time frame come il D1. In Renko, tutt'altra storia, 1000 volte meglio questo indicatore qua. Soprattutto sul long, difficilmente sbaglia, prende proprio le svolte. Sullo short ci si accontenta dei pullback, perché poi gli swing rialzisti possono estendersi veramente a dismisura. Quindi poi vi spiegherò bene come differenziare la vostra operatività fra long e short. Riccardo, ti chiedo questo per 100R, intendi lo Williams per 100R, quindi l'oscillatore di Larry Williams? Per 100 è Williams Percent Range. Se operi in Renko sicuramente va bene. Ma ti chiedo di dirmi, Riccardo, di darmi una conferma. Ora per Ludi, un outcut di 1 long. Vediamo subito l'Udian Outcard, te lo metto subito. Allora, D1. Vabbè, bellissimo doppio minimo. Allora, a livello di target, guarda, vedo Vet Maialo. Allora, qua 0,9280 per me è un bel target. Vedi che c'è questo buco di corpi. Infatti 7 giugno, 10 giugno, a cavallo del weekend, 2-3 weekend fa, io cercherei di portarla qua l'operazione. Ora, se mi sei entrato sopra i massimi di oggi, ti suggerirei di usare la regola classica degli stop, quella che abbiamo visto nel corso. E vai al raddoppio di quest'area qua, e quindi comunque ti direi, lo stop lo metti a 0,9050, la stondi. A questo punto poi hai questo rischio. E vedi che ti torna in buona sostanza in 1-1. E che quando hai riscontro della formula dello stop che ti ho dato con un potenziale target, ti ricorderai dal corso che abbiamo fatto insieme che poi è efficace. Quindi questa è una buonissima operazione. Tra l'altro anche il caliber si vede bene che ha la divergenza. Ho dato il segnale perché anche l'oscillatore di lungo periodo è entrato in ipervenduto, quindi comunque sì, la tradata è buona, il livello è molto buono. Tra l'altro, ecco, vedi, doppio minimo nel breve, ma quadruplo nel lungo. È vero che il quarto test è anche quello che poi può portare al breakout, ma prima del breakout potrebbe farti appunto questo pullback. Io poi ti consiglio di non andare oltre questo 92 e 80, e appunto mettendo lo stop, porco cane, sbagliato, mettendo lo stop dove ti ho detto prima 0,9050, comunque l'operazione è anche equilibrata dal punto di vista money management. Ora, per Riccardo, secondo me va bene la taratura. Vedi, come dicevo prima, allora i mercati
sentono molto gli armonici che hanno come valorizzazione multipli e sottomultipli di 8 e di 10. Allora, in particolare ti suggerisco questo: se tu vai a lavorare su mercati come il DAX, tutti gli indici americani e anche il nostro FTSE MIB, ti consiglio dei multipli di 8 e quindi queste tarature. Se invece mi lavori ad esempio con mercato Forex, tutto mercato Forex, puoi ragionare su multipli di 5, allora potresti ragionare su 5, 20 e 5, 20 e potresti fare 50. 5, 20, 50 è una buona taratura avere in percento R, o anche 5, 25, 50. Quindi ti ripeto, allora, vabbè, lo scrivo qua. Allora, percento R su indici americani DAX e FTSE MIB multipli 4, ovviamente 4 è il minimo, mentre il percento R su ad esempio Eurostoxx e Forex in generale multipli di 5. Per Marco, come dicevo all'inizio, anch'io allora, mi piacerebbe vedere il DAX intorno a 12.220, 12.200, che secondo me è già un supportino buono per operare. Intendo in modalità long. Se qualcuno ha uno short aperto, ecco, io tenterei di portarlo a 12.20, 12. Quindi questa zona qua, 12, 20, 12. Quest'area qua. Secondo me è buona già come supporto. Eventualmente come target, se qualcuno è stato bravo a shortarlo in questa zona qua, o anche eventualmente qui, può cercare di essere un po' ambizioso. Ovviamente magari se c'è qualcuno di voi che ha shortato in questa zona su 300, io suggerirei di portare un trailing a qua sotto, 12.305, metterei il trailing stop, è appena sotto il 37.5. Secondo me è un buon suggerimento. Ora per Vincenzo, vediamo subito dollaro franco. Sovrappongo dentro questa finestra così c'ho tutto già calcolato. Ora, dollaro franco, ecco, ma dovremmo essere in buona zona supporto. Ok. Allora, intanto iniziamo a vedere un po' di livelli di GAN. Guarda che bello è. Se ci vuoi entrare longs 0,9720, ok? Più o meno qua vai a cercare la tenuta di questo vecchio minimo di gennaio, che è anche sostanzialmente più o meno il minimo annuo 2019, sì, è il minimo 2019. Quindi potrebbe tenere bene, vediamo eventualmente di dare un seguito a questo livello, vedere anche se si è comportato nel passato. Beh, no, non è molto preciso, però è stato sicuramente interessato in varie maniere e secondo me è interessante questo livello qua. Vediamo un attimo di cancellare il FIBO e andare invece a cercare per estensione, espansione, se c'è una convergenza in questi termini,
No, non più di tanto, questo può essere un livello. 1, 2, 3, eventualmente 4 consecutive. Sai benissimo che allora, per calcolo delle probabilità, 5 consecutive, 3,13% di possibilità, 6 consecutive rosse, 1,56. 7 consecutive rosse, la metà, quindi siamo 0,78 circa. 8 consecutive rosse, siamo a 0,39%. Quindi, mano a mano che lui dovesse avvicinarsi in sequenza continua a questa zona, eventualmente, se lui ti arriva qua, 1, 2, 3, 4, giorno numero 5, eventualmente fai giorno numero 6, quindi potrebbe entrare domani. Domani avresti grasse chance di avere eventualmente una candela subito rialzista. E se lui ti va al test qua 0,9720, 0,9710 in serie consecutiva di candele ribassiste, ovviamente le tue probabilità di intercettare una giornata rialzista immediatamente aumentano di brutto e quindi potresti fare un'operazione anche di grand timing. Se vi ricordate, una volta l'abbiamo fatto con sterlina dollaro e eravamo stati agili a cogliere questo pezzettino di rimbalzo qua, mi pare che fosse, e anche questo qua, che c'era questa lunga serie, avevamo intercettato questo pezzo. Questi conteggi funzionano. Se ti sei scordato la cosa, la trovi, queste discussioni, queste probabilità le trovi nella prima lezione di Renko Academy. Allora, target, Vincenzo, dipende quanto lungo vuoi andare nel tempo. Allora, io non starei molto lungo e ti consiglierei di fare tutto ciò. Se tu mi entri in posizione qua, fermo restando che io non so ancora quanto lunga potrebbe essere la candela, però un'operazione di medio periodo, io mi stopperei cercando il minimo di questa candela. Vedi che è la candela di rialzo più grossa praticamente degli ultimi 2 anni. E sicuramente questa è una candela importante, ha il suo minimo a 0,9640. Quindi tu potresti impostare uno stop a 0,9640. L'entrata, facciamo per comodo, me la fai a 0,97 tondo. Un po' più basso, pelo più basso sulla violazione, quindi comunque c'hai 60 pip di target. Puoi ragionare tranquillamente in 1-1 e lui ti ritorna su questo livello qua, che è l'espansione ABC, quindi CD pari a 62,5% di AB, quindi potresti tornare qua. E quindi in buona sintesi 0,97 e 60 per farlo in 1-1, ma poi spingerti anche fino a 70, secondo me lo può trovare, o se sei più ambizioso puoi fare un bel trade un po' più largo e portarlo, cosa che secondo me è migliore, a 0,97 e 90. Così praticamente sei in 1-1 e mezzo come RR. Qua ho cancellato tutto, ma vabbè. 0,97 l'entrata, 0,9640 lo stop e 0,97 0, scusami. Sì, 0,9790 il target. Qua te lo scrivo. Cioè, setup long sarà fra 0,9720 0,97, lo stop loss a mio modo di vedere le cose da piazzare 0,9640, il target 0,9780, 0,9790 in quell'area lì, ecco, così ti rimane scritto Vincenzo e non perdi traccia. Oh, e neanche forse ti dà un setup long finalmente. Si chiude la candela rialzista, ci siamo e possiamo fare un'operazioncina che la piazza eventualmente al volume 1
Qui la envelope non l'ha centrata. Aspettiamo un attimo. Vediamo un attimo con la finestra dati, ma mi sembra che non sia andato in violazione. A parte che qua ovviamente si modifica perché non abbiamo ancora la chiusura di candela, ma allora, lumen da 260-80, envelope 60-23, infatti rimane un po' più bassa. Il setup non è ancora convalidato. Sebbene a livello, vedete, ha swingato qua e qua abbastanza bene, quindi mi piace abbastanza a livello, eventualmente si può anche valutare, non è un problema, però vediamo un attimino come funziona, aspettiamo con calma. No, sarebbe meglio aspettarlo eventualmente poi in quest'area qua. Attualmente faccio l'operazione sulla tenuta, sgarro sulla strategia perché mi piace il livello, ma naturalmente poi riduco la size di entrata perché sto anticipando di uno l'entrata e quindi riduco la size e mi permetto lo sgarro. Per andare alla chiusura serve 72, 72, 5 punticini in salita. Eventualmente se prende anche un pochettino di velocità a rialzo, siamo quasi. Dovremmo esserci. Questa entrata è un po' uno sgarro, ma va bene perché ok. Abbiamo impostato l'operazione in 1 a 1 come sempre. Gli allargo il target di un punto. Due punti, perdono.
si riparte, andiamo a cercare questa zona qua, vediamo se ce la fa. Se torna giù, ovviamente incominciamo a fare un pochettino di rilancio. Fiacchezza, vediamo se riesce ad accelerare in questa zona qua intorno a 80, sarebbe già qualcosa di decente. Ovviamente io poi come opererò nei prossimi giorni? Seguiremo sempre questa strategia basata sulle envelope in martingala, mentre invece quando intercetteremo dei momenti estremi nel MACD, siccome è estremamente efficace a livello di timing, ovviamente seguirò quello, ma con delle size più alte perché la sequenza di loss consecutivi sul MACD, sul thermal MACD sono bassissimi. Che storicamente abbiamo arrivato sul DAX massimo 4 perdite consecutive, non di più. Si può essere un po' più aggressivi sulla size, mentre qua sono estremamente conservativo, ma vedete che poi anche lavorando con calma si creano delle buone performance. L'andamento di questo conto che stiamo vedendo insieme dal 21 gennaio fondamentalmente ha uno snodo, una struttura, un utilizzo di leva che andrebbe bene anche per un fondo. Mi varrebbe un'assunzione in quel di Londra, ma io sono un cane sciolto, quindi sotto padrone o con capi, ci ho lavorato 8 anni in banca, mi sono rotto i maroni e preferisco lavorare in proprio, molto più stuzzichevole per la mia personalità.
Per Christian, dammi pure del tuo e chiamami pure Marco. Non sono un cultore delle formalità. Allora, una curiosità. Allora, per Christian, faccio a mano, diamoci pure del tu, faccio a mano qua sul conto discrezionale, ma naturalmente abbiamo gli EA che svolgono tutto in maniera automatica. Tra l'altro, il mio fidatissimo programmatore Matteo ha creato anche un piccolo EA che vi consente, quando impostate un pattern e tralate su un pattern, vi consente di gestirlo in automatico. E ve lo presenteremo non nel workshop di questo venerdì perché dovrò assolutamente dare un seguito alla lezione di giovedì perché vi farò fumare un po' il cervello, ma è una lezione fondamentale. Con un aumento della qualità di quello che abbiamo visto finora notevole, e quindi venerdì faremo coda a questo workshop. In quello successivo, invece, vi farò vedere anche questo EA di Matteo che è già pronto, è molto carino. Quindi, se volete fare un'operatività simile a quella che ho fatto vedere io sulle envelope nelle ultime settimane, la potete impostare con quell'EA e gli ordini ve li piazza l'EA, è molto comodo. Vi consente di oscillare tra il discrezionale e l'automatico. Poi ve lo spiegherò per bene, ma non questo venerdì, successivamente. Ed è molto utile. Ovviamente faccio io da abate, amanuense, perché so che alcuni di voi sono resilienti all'utilizzo di EA, quindi vi faccio vedere un cristiano come può operare manualmente. Cerco di venire incontro a tutte le esigenze, di far vedere i possibili approcci, fermo restando che vi dico io idealmente quella parte di patrimonio. Allora, secondo me, patrimonio liquido disponibile, la parte da assegnare al trading dovrebbe oscillare fra il 10 e il 20%, assolutamente non di più del 20%. Questo è quello che suggerivo quando ero consulente agli investimenti in banca, quindi non più del 20% ad asset speculativi e tattici. E di questa parte ulteriormente spezzarla con un 2/3 sul trading, diciamo discrezionale, 1/3 sull'automatico o metà e metà. Comunque la mia idea e il mio suggerimento umile è quello di avvalersi di entrambe le modalità. Trading automatico in maniera molto conservativa per creare una piccola rendita che potrebbe essere tra il 10 e il 15% del capitale destinato appunto al trading automatico e poi in discrezionale a seconda della propensione al rischio di ciascuno, invece cercare di strappare una rendita più alta che può essere fra il 30 e il 50% su base annua, che vedete poi lavorando con disciplina, seguendo delle linee guida, è fattibile in discrezionale. Questo è un buon, secondo me, assetto. Ed è anche il proposito, il fine ultimo di Renko Academy, cioè io vi faccio vedere training discrezionale, training automatico, training semi-automatico, poi ognuno può decidere qual è l'operatività o la combinazione di operatività più adatte, perché quella è sempre una scelta discrezionale, fa parte della personalità di ognuno di voi. Se riesce a
accelerare 80 chiudendo la prima candela Renko, sarebbe un piccolo traguardo nella nostra operazione. Siamo regime a bassa volatilità e è ragionevole pensare che questa cosa possa continuare anche fino al primo pomeriggio, quantomeno. Poi vediamo se Wall Street porterà un po' di pepe alla situazione. Tanto vediamo se riesce a chiudersi la prima delle due Renko che cerchiamo, poi ovviamente sarà un pezzettino in più. Concilia al sonno questo movimento del DAX. Ma poi ecco, volevo anche dirvi che per i ragazzi della Renko Academy, ma saranno video aperti a tutti, insieme a Federico faremo una piccola serie, una playlist di video che metteremo qua, metteremo qua sul canale YouTube, faremo una piccola playlist di video per vedere come si impostano i grafici Renko, qual è la tecnica di entrata per le operazioni, perché è la stessa per tutte le strategie, ma sono cose che possiamo far vedere a tutti, anche chi non è abbonato alla Renko Academy, e così che con questa playlist alcune informazioni fondamentali, appunto la taratura del Renko, la tecnica per entrare in posizione, definizione di stop loss e target, saranno abbastanza facili da fruire, vi resterà appunto una traccia, così che non dobbiate ogni volta andare a cercare dove l'ho detto nelle varie live. Adesso ci faremo carico io e Federico di questa cosa. Federico farà alcuni video, due o tre di questa serie, sarà una serie, non so, adesso devo definire, sarà una piccola playlist di 5 o massimo 8 video, di cui metà farà Federico e metà ve li farò io, video abbastanza veloci, non andranno oltre il quarto d'ora, però secondo me molto molto utili. Allora, per l'Udia non è che ti avvisa quando l'ordine va a target o l'ordine va a stop. Allora, si può mettere un alert sonoro quando va a target o va a stop, magari con due alert diversi, così l'orecchio si abitua, se non si sta guardando il grafico, se tenerlo a livello di scrittura ti si aprirebbe un pop-up, ma a quel punto quando si chiude l'ordine ti va nello storico. Quindi secondo me l'Udian conviene fare semplicemente eventualmente un alert.
vediamo se riusciamo a accelerare questo 12.280, è importante. Secondo me è la vera discriminante per il successo di questo trade è proprio il raggiungimento di 80. A quel punto lì, secondo me, se raggiunge 80, poi fa pure il target. Vediamo un altro attacco, forse stavolta ce la fa. Dovrebbe prendere un peletto di accelerazione qua per far vedere se hanno voglia di fare il breakout, perché comunque qua nel brevissimo livello qua vedete molto molto lavorato. Sono 6 candele, 7 già che mi interessano, 8 con questa, quindi resistenza è 80 e poi sarà ovviamente successivamente appunto resistenza fondamentale 96, ma tanto noi siamo piazzati a 90, quindi è più il recupero di 80 che interessa, eventuale accelerazione 82 per far target. 80-82 raggiunge quel livello lì, secondo me il target è fatto. Quindi questa è la parte più difficile e delicata dell'operazione. Sì, questi per fatti, questa piccola playlist di 5-6 video verrà messa a disposizione di tutti perché sono regole standard, non farò vedere strategie e quant'altro, ma solo l'organizzazione, quindi comunque farò vedere sicuramente settaggio del Renko e plottatura di grafico Renko, inserimento di indicatori, sovrapposizione di indicatori con indicatori, inserimento di un EA all'interno di un grafico, setup di entrata perché è sempre lo stesso, e determinazione stop e target. Ecco, ok, adesso 82 l'ha fatto e vedete, ha fatto proprio l'accelerazione che aspettavo subito. Buona cosa, adesso vediamo se riesce a tenere. Se mi accelera verso, appunto, vedete, abbiamo questo 25% qua che è 85 sostanzialmente, che è anche l'ultimo baluardo. Secondo me, adesso visto che è riuscito ad accelerare, credo che questa operazione andrà a target. Eventualmente se ritarda, eccetera, vediamo se magari sto con voi un pochettino di più. Faccio presente anche a tutti che, come sempre, oggi alle 15 sarò ospite sulle fonti, quindi se avete voglia di sentirmi, Fonti TV alle 15 di oggi, si parlerà un po' di mercati principali, sicuramente vi chiederanno di oro, un po' di forex e il piatto è servito. Andiamo qua, è una fase fondamentale, se la sta giocando, ma tiene anche abbastanza bene. Ottimo. Adesso ecco, c'è questo 25, è secondo me certamente l'ultimo baluardo.
poi anche iniziamo a essere molto vicini a target del 90, quindi è un attimino da riprenderlo, vediamo se riesce a superarlo di slancio. Non riesce a superarlo di slancio, servirà un altro test. Va bene uguale. Ha pazienza. Dunque, nel corso dell'estate vorrò fare un piccolo spoiler aperto a tutti, non solo Renko Academy, piccolo spoiler di quella che sarà la parte di Renko Academy dedicata alla sfera psicologica. Quindi parlerò con il mio amico psicologo, farò una piccola intro perché non so adesso se dedicare una sola lezione o due, penso due, alla psicologia del trading, una dal punto di vista squisitamente psicologico con il mio amico che è psicologo e una dal punto di vista della coaching motivazionale invece con il mio amico Giovanni Stefani che è un mental coach. E durante comunque l'estate, adesso non so se luglio o ai primissimi giorni di agosto, farò un evento magari serale un paio d'ore insieme a me dedicati a questo, anche con spero vogliate fare interazione. Adesso non so come organizzare la cosa. Sicuramente vi darò modo di interagire in chat, ma siccome magari qualcuno di voi non avrà voglia di scrivere alcune cose di ordine psicologico per motivi di privacy, eventualmente vi annuncerò in anticipo questo evento sulla psicologia del trading e vi darò alcune modalità per contattarmi direttamente via mail e scrivermi la vostra domanda via mail di modo che possa rispondere in maniera anonima a voi senza che dobbiate esporvi perché so che qualcuno scoccia. Non dovrebbe, ragazzi, perché non bisogna vergognarsi se nel trading a volte si prende qualche perdita, non bisogna vergognarsi se si fa fatica a mettere lo stop, non bisogna vergognarsi se a volte si va in overtrade, non bisogna vergognarsi, anche perché purtroppo questo ambiente è abbastanza distorto, sembra che siamo tutti fenomeni, invece l'avete visto con Schuster che performava e adesso è negativo di un 7,68%. A me, da un certo punto di vista, allora 80% mi girano i marroni perché ho sbagliato io ad accelerarlo un po', ma va bene fare uno stress test, perché tanto mi interessa poco se sono sotto sul mio conto, ma dall'altro mi fa piacere comunque far vedere un po' di reale, perché cioè, a volte il sangue scorre nel training, non c'è nessuno che guadagna sempre. L'importante è che quando alla fine dell'anno si tira la riga, il segno sia più, non solo, ovviamente ci deve essere una bella armonia tra il drawdown e la resa. Ovviamente, se il drawdown è superiore alla resa, ho lavorato male anche se ho guadagnato. Se il drawdown è in linea con la resa, è il risultato minimo. Se la resa inizia a essere doppia del drawdown, inizia a essere un lavoro molto ben fatto. Ecco, questa è la verità del trading. Quindi comunque, mi raccomando, quando faremo questa iniziativa psicologica, è un'opportunità che do a tutti. Poi ovviamente per i ragazzi della Renko Academy ci sarà molto più approfondimento e molta più attenzione personale, però ripeto un po' per tutti.
Sfruttatela questa occasione perché poi tra l'altro il mio amico psicologo è veramente bravo, è veramente un cultore della psicologia, non solo perché si è laureato a pieni voti in psicologia, ma anche perché proprio è un grande appassionato e conosce anche, diciamo, le nuove frontiere, alcune accademiche, altre anche un po' meno, ma molto interessanti da un certo punto di vista. Pionieristiche dal punto di vista della psicologia, quindi secondo me questa è una grande opportunità che verrà data a tutti su questo canale. Mi raccomando, ragazzi, sfruttatela perché è una chiave importantissima. La psicologia, adesso freghiamoci di fare percentuali, ma è sicuramente un elemento fondante del successo di un trader, senza ombra di dubbio alcuna. Poi, percentuali, ripeto. Le facciamo fare ai bookmakers, però è inutile dire che ha un peso, secondo me, quantomeno almeno pari a quello che è la tecnica, la conoscenza tecnica, la conoscenza statistica. Allora, niente, ci stiamo giocando ancora questo 80. Un trade di pazienza e di sonnolenza. Vediamo se mi fa un altro attacco a 85. Niente, qua bisogna aspettare. Mezzogiorno e 09. C'è già di base bassa volatilità in questo periodo particolarmente. Vediamo se riesce a riavvicinare la resistenza. A quel punto lì, se torna su 83-84, a quel punto dovrebbe andare anche a target. Poi l'ha già avvicinato un paio di volte, dovrebbe far breakout. Vediamo se tiene questa zona.
Allora, ragazzi, famo così, visto che va per le lunghe. Allora, io adesso tengo il trade aperto e vedete, c'è lo stop loss a 12.756,58. Siamo entrati a 72,58, 90,58, vado a target. Vabbè. Se va a target, bene così. Se va a stop, riapro la live e vi faccio vedere come opero, per fare il rilancio. Quindi, per adesso ci salutiamo, poi vediamo come va, eventualmente ci aggiorniamo dopo. Vi ricordo comunque l'appuntamento sulle fonti alle ore 15 a più tardi. Ciao a tutti, buon appetito.